un invito, ma che è più di un invito. Domani è la giornata di Halloween e nel nostro paese, anche la nostra città, negli ultimi anni è cresciuta molto. E i ragazzini in modo particolare tendono a girare per le vie. Viviamo un momento straordinario e questo dobbiamo essere consapevoli. La curva dei contagi tende a salire e purtroppo l'età tende a scendere, sempre più sono giovani. Se da una parte teniamo dei comportamenti per ridurre al massimo gli assembramenti, facciamo le lezioni a distanza, non possiamo permetterci di tenere comportamenti responsabili fuori. Quindi io mi rivolgo ai ragazzini, ma mi rivolgo anche ai genitori che hanno in questo momento un dovere di responsabilità. Domani teniamo comportamenti responsabili. Evitiamo questi assembramenti perché questi comportamenti, ripeto, servono per tutelarci, per tutelare le persone che abbiamo in casa, per tutelare quelli più fragili, a cominciare da quelli più anziani, perché questo è il tema vero. E allora io capisco, dolcetto e scherzetto ci si diverte, però per una volta non casca il mondo, cerchiamo di ridurre al massimo gli spostamenti e soprattutto usiamo questa mascherina che è l'elemento principale di protezione che tutti disponiamo.